Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del sedicesimo episodio della dodicesima stagione di Grey's Anatomy, andata in onda ieri sera negli Stati Uniti. Allora, devo dire che è stato un bel episodio, anche se Shonda, come al solito, se non ci fa soffrire come se non ci fosse un domani, non è mai contenta. Ma andiamo subito ad analizzarlo un po' meglio. Cominciamo da Meredith e partiamo con tre considerazioni. Allora, trovo un po' strano, non tanto il fatto che sia andata a letto con Thorpe, quanto quello che, vista la situazione, abbia deciso di portarlo nella casa in cui vive con i propri figli. Benché non si trattasse della Dream House e benché l'idea di partenza non fosse quello di fargli passare la notte lì. Ma soprattutto, quando lei ha urlato come un'indemoniata di prima mattina, spaventando Amelia e Maggie, dove diavolo erano i bambini? E poi trovo assurdo che, anche soprassedendo sul furgone di Alex a metà giornata, ci ritroviamo con tre primari che nello stesso giorno restano a casa, e con il capo dell'ospedale che si mette a dispensare consigli e a curare la figlia di una collega che ha semplicemente un piccolo taglio sulla testa. Vabbè, se tralasciamo questi dettagli tecnici, comunque trovo bellissimo che Meredith sia sempre circondata di persone che l'adorano tal punto da decidere non solo di ascoltarla, ma di assecondarla a qualsiasi cosa faccia pur di starle vicino, anche se questo significa semplicemente rimanere a casa e dedicarsi alle pulizie di Pasqua. E come sempre accade da quando è diventata la sua persona, alla fine è Alex a raccogliere le sue confidenze, ad ascoltarla davanti al fuoco, avvolta dalla coperta dell'uomo della sua vita, e a farle dire che non è ancora pronta per vivere una nuova relazione. Il che va benissimo, perché una donna in questi casi ha il diritto di prendersi tutto il tempo che vuole. Mi è piaciuto il confronto finale con Will, perché questo poveraccio non ha nessuna colpa ed è stato molto dolce, e sono contenta tra l'altro che le cose si stiano rimettendo bene anche tra Meredith e Amelia, perché ritengo che queste due donne possano essere molto preziose l'una per l'altra. Non mi importa fondamentalmente come andranno avanti le cose tra Meredith e Will, la cosa importante è che questa storyline sia stata svolta in maniera molto delicata, molto credibile e molto toccante, e di questo sono molto contenta. E passiamo a Callie. Mi ero esaltata nel vedere che aveva abbracciato a piene mani il leitmotiv telefilmico I love you, thank you, e poi me la ritrovo prima a mentire in maniera stupida, facendosi sgamare immediatamente, facendo quindi imbestialire tanto la ex moglie quanto la fidanzata, e poi soprattutto a tornare sui propri passi in 10 minuti. In tutto ciò, l'unica cosa bella è la nuova interprete di Sofia, che è veramente adorabile, perché per il resto vorrei prendere il muro a testate. Per carità, io sono pro Penny come medico, spero che diventi il miglior medico del mondo, però a parte il fatto che tra la Ramirez e la Sloia non c'è la minima chimica, io scippo calzone dal primo sguardo, e onestamente non capisco perché queste due continuino ancora a stare separate, perché non c'è il minimo motivo. Maggie cara, io ti voglio bene, ma se continui a portare quelle bandane stile mami di Via col Vento, capisco benissimo se De Luca vuole scappare mentre dormi. No, a parte gli scherzi, sono veramente avvilita per come si sono messe le cose tra questi due, perché capisco il fatto che De Luca non riesca a gestire bene questa storia, non tanto per la differenza di età quanto di percorso professionale, perché lei vorrebbe un uomo a 360 gradi che le sia sempre accanto, mentre lui è una matricola con tutto ciò che questo comporta. Però d'altro canto è stato lui a voler rendere pubblico il loro rapporto mentre lei voleva andarci con i piedi di piombo. Il fatto che adesso abbia cambiato idea dopo 5 minuti lo rende un immaturo, uno smidollato, e non è questo che Maggie merita. Ma quanto sono stati bellini Ben e Stefani nel cercare di aiutare Owen? Mi dispiace soprattutto per lei, perché nell'ultimo periodo l'ho rivalutata molto, e quindi mi dispiace che non possa avere una storyline tutta sua decente, e che soprattutto se consideriamo le voci che si sono sentite in quest'ultimo periodo, forse non ce l'avrà mai. Per quanto riguarda Amelia e Owen, la mia speranza è che lui continui ad insistere per farle capire che quello è stato solo un incidente di percorso e che lei deve fidarsi di lui, perché questa coppia merita di andare contro anche la bastardaggine di Shonda. Io non voglio solo che stiano insieme, ma voglio anche che possano avere il bambino che entrambi vogliono e che meritano. Se lo meritano, devono essere felici, quindi Shonda, vedi che devi fare. E riguardo poi ad Alex e Joe, ormai non so più cosa dire perché mi sembra sempre di sparare sulla croce rossa. Lei prima fa il commento stupido sulla bugia di Callie e poi raccoglie le confidenze di Penny, neanche fosse la sua BFF. Intanto il fidanzato passa tutto il giorno con quella che è la sua vera famiglia. Secondo me è inutile far dire a Meredith che loro è un amore da post-it, o che Joe ogni tanto tiri fuori le unghie per rivendicare la loro relazione, o che Shonda ogni tanto si sveglia e scriva per loro qualche scena romantica, perché io questa coppia non la vedo più da un sacco di tempo e non capisco perché continui a essere in piedi quando altre con maggiore potenziale vengono distrutte. E concludiamo con una nota dolente. Tanto gioito quando ho rivisto Catherine in scena, malgrado fosse tornata per impicciarsi degli affari del figlio, più che per stare con quel poveraccio del marito che non viene mai calcolato, quanto poi ho sofferto quando ho capito che era arrivata semplicemente per estorcere delle informazioni da usare contro di lei. Cioè, ma stiamo scherzando? Questa è la stessa donna che le è stata accanto quando questa poveraccia ha visto nascere e morire il proprio figlio nel giro di pochi minuti. È la stessa che l'ha incoraggiata a non mollare raccontandole uno spaccato della sua vita riguardo al padre che ha dovuto affrontare il razzismo e un sacco di altri problemi. No, perché se così Maria io esco. Cioè, questa cosa potrebbe rischiare di minare un sacco di rapporti. In primis il rapporto tra Catherine e Richard, poi quello tra madre e figlio, perché Jackson comunque già non accetta le sue troppe intromissioni,
e soprattutto quello tra April e Jackson, che invece se la visita non fosse stata un inganno avrebbe potuto indirizzarsi verso dei lidi positivi. Quindi io non capisco e spero che Shonda non arrivi all'irreparabile, perché troppe cose stanno su un filo molto molto sottile. In conclusione, per tirare le fila, l'episodio mi è piaciuto tanto, sono state gettate delle basi per creare delle situazioni che potrebbero emozionarci tanto in futuro e quindi non vedo l'ora di sapere come proseguiranno tutte queste storyline. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova video recensione. Vi lascio in info box, oltre al link della mia pagina Facebook, anche quello di due belle pagine dedicate a Grey's Anatomy, andate a mettere il vostro like. Se questo video vi è piaciuto spolliciate verso l'alto, fatemi sapere come avete trovato questo episodio con un commento e se non l'avete ancora fatto, evviva, iscrivetevi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!